buongiorno, ben ritrovati. Dedichiamo la lezione di oggi a fare diciamo una sintesi di alcune delle cose che avete già visto con Vigo, ripercorrendo quella che è la procedura che la ISO Guide for the Expression of Uncertainty Measurement, la procedura che questa guida suggerisce per il calcolo dell'incertezza di misura. Quindi molte delle cose le avete già sentite, vi invito a segnalarmi se alcune di queste cose, su alcuni di questi aspetti avete dei dubbi, ci sono delle cose che non sono state adeguatamente approfondite da Paolo, segnalatemele, perché così facciamo degli eventuali approfondimenti. Allora, l'obiettivo, l'abbiamo detto, è stimare l'incertezza da associare ad una misura che io effettuo con uno strumento, con un metodo di misura, attraverso una o più misure ripetute. La guida identifica due procedure per stimare l'incertezza nella misura. Su questo mi soffermo un attimo. Noi spesso utilizzerò nel corso la dicitura sintetica incertezza di tipo A, incertezza di tipo B. È un modo sintetico per dire incertezza valutata seguendo una procedura di tipo A, cioè quella che è diversa non è la natura dell'incertezza con cui ho a che fare, è solo il modo con cui vado a valutarla. Faremo degli esempi di situazioni in cui la stessa sorgente di incertezza può essere stimata seguendo una strada A, seguendo una strada B. Ok? Questo è abbastanza importante vi sia chiaro, perché l'approccio è completamente diverso da quello che veniva usato in passato per quando si parlava di errori. Gli errori erano accidentali piuttosto che sistematici. Qui stiamo parlando della natura dell'errore, cioè è un fenomeno che è accidentale quando si ripete ogni volta con segno e ampiezza diversa, è sistematico quando si presenta sempre con la stessa ampiezza e lo stesso segno. Quindi stiamo parlando della natura del fenomeno. Invece qui la natura del fenomeno non ci riguarda, è diversa la strada che usiamo per calcolare. La strada A è una strada che utilizza un approccio statistico. Quindi è una strada intrinsecamente a posteriori. L'approccio B è di tipo viceversa probabilistico. E quindi è un approccio a priori. La guida in realtà non parla di approccio probabilistico, dice strada A è quando utilizzo metodi statistici, strada B è quando non utilizzo metodi statistici, cioè la strada B è non A. Che vuol dire approccio statistico? Vuol dire che faccio n misure ripetute del medesimo misurando. Vi ricordo, abbiamo detto la volta scorsa, intendo n misure dello stesso misurando, n osservazioni tra loro scorrelate temporalmente e spazialmente, ok? Non n lettura dello stesso valore. In questo caso la guida dice che l'incertezza di tipo A è data dalla radice quadrata della somma delle singole osservazioni meno il valore medio elevato al quadrato diviso n meno 1, il tutto diviso radice di n.
questa formula non cade dall'alto, nel senso che se andate a rivedere quanto abbiamo scritto in qualche lezione fa, il numeratore non è nient'altro che la deviazione standard della media, deviazione standard dove il denominatore è n-1, vi ricordate, perché utilizzo non la media vera ma la media stimata a mia volta, e qui sotto dividiamo per radice di n, ok? Perché in questo modo è deviazione standard della media. Sopra la deviazione standard, se fossero singole misure, dividendo radice di n otteniamo la deviazione standard della media. Perché? Perché la guida dice, quando segue un approccio tipo A, il misurando si ottiene come valore medio delle misure. Da certi punti di vista questa è la strada facile, nel senso, faccio tante misure, poi mi metto al calcolatore, faccio la somma, faccio gli scarti, faccio le medie, levo i quadrati e così via. La strada B è una strada un po' più semplice da certi punti di vista, nel senso, la guida dice che l'incertezza è tipo B, coincide con la deviazione standard della distribuzione di probabilità che posso ipotizzare per il mio fenomeno. Quindi, se io guardo solo la formula, questa sembra complicata e questa sembra facile, no? Qui vedo dei conti e qua dice, vabbè, è direttamente sigma. Però qui sotto ci sta la conoscenza a priori del mio fenomeno. Cioè, quale sigma? Di che sto parlando? Allora, qui è facile, ho fatto n osservazioni, mi metto, faccio operazioni matematiche. Non c'è nessuna esperienza, cioè io misurista, io persona che devo fare questo calcolo, non devo pensare. Mi metto là, faccio i conti, prodotti, somme e divisioni. Qui devo interpretare conoscenza a priori. Da cosa mi viene questa conoscenza? Mi può venire da esperienze precedenti, altre misure che ho fatto in passato, certificati di taratura che mi hanno fatto i costruttori degli strumenti, specifiche della strumentazione, conoscenza, non so, immaginate che dovete dare un'indicazione della allora, fare misure non è sempre necessario per fare misure utilizzare uno strumento. Se io vi dico, mi dite la temperatura media a Cassino nel mese di marzo. Allora voi che fate? Non è che vi mettete necessariamente a fare, potete mettere uno strumento e fare le misure per tutto il mese di marzo. Però siccome vi chiedo delle indicazioni sui valori medi, quindi non ti sto chiedendo neanche la temperatura di questo mese di marzo, voglio sapere più o meno a marzo che temperatura fa. Immaginiamo, devo organizzare una in montagna, una settimana bianca, voglio sapere che temperatura fa in quel periodo e l'anno prima. Allora che devo andare? Vado in rete, cerco un po' di informazioni, vedo un po' le informazioni che ho sulle temperature passate e più o meno intuisco quale sono state le temperature più basse e le temperature più alte. Quindi costruisco sulla base di informazioni che possono venire da misure, da dati raccolti da qualcuno, costruisco una conoscenza, immagino una distribuzione di probabilità, allora su un fatto tipo temperatura, ma è probabile che io non mi metto a fare dei conti, sono informazioni talmente diversificate che io dirò, vabbè, guarda, la temperatura in quel posto va dai tra i 15 gradi e i 25 gradi. Qual è la più probabile? Boh, non lo so. Immagino ad esempio una distribuzione rettangolare, cioè dove nessuno dei valori tra 15 e 25 è più probabile. Sicuramente meno di 15 gradi non è successo mai, oltre i 25 non è successo mai. Sto immaginando un modello. Qual è la sigma di una forma così? Se chiamo con A la semiampiezza dell'intervallo,
di solito conviene fare riferimento alla semiampiezza, perché quasi sempre queste informazioni ce le ho 20 più o meno 5. Allora, è quasi sempre fornito la semiampiezza, fornita la semiampiezza di questo rettangolo. Ebbene, la sigma di una distribuzione del genere è pari ad A diviso radical 3. Quindi sto dicendo che se io ho una misura o una grandezza in cui l'informazione mi viene data in questo modo, l'incertezza di tipo B è data dalla semiampiezza del rettangolo diviso radical 3. Caso tipico sono le tolleranze dei resistori. Se io vado dal negozio che vende componenti e dispositivi elettrici, chiedo una resistenza da 100 ohm, loro mi vendono una resistenza da 100 ohm più o meno 1%. Che vuol dire 1%? 1% di 100 vuol dire 1 ohm. Sto dicendo... Si trovate? 1% di 100 è 1. Sto dicendo che questa resistenza che compro va da 99 a 101. Il costruttore non mi dà nessuna informazione su quale sia il valore più probabile. Attenzione, quando io ho queste indicazioni, che sono indicazioni tipiche di tolleranza di componenti, tolleranza di dispositivi, il valore che trovate qui non è assolutamente il valore più probabile. A meno che il costruttore non ve lo dice, guarda, in realtà questo è il valore medio di una gaussiana. In generale, quando vi vengono date tolleranze, l'unica cosa che il costruttore, diciamo, vi dovrebbe garantire... ci metto il condizionale, poi magari ci soffermiamo sul perché utilizzo il condizionale, è lui vi esclude la probabilità che sia più piccolo di 99 e più grande di 101. Allora, nel caso di informazioni di questo tipo, l'incertezza, dice la guida, si calcola con un approccio di tipo B. Piccolo passo indietro, stesso problema di incertezza, diverse strade per calcolarla. Ho una resistenza, posso decidere di utilizzare l'informazione a priori che mi ha dato il costruttore e quindi dire che l'incertezza vale 1 ohm diviso radical 3, oppure decidere che preferisco mettere uno strumento e misurare 10 volte il valore di questa resistenza. A questo punto non utilizzo l'informazione a priori, utilizzo l'informazione costruendomela io e utilizzerò come incertezza la somma degli scostamenti al quadrato, radice quadrata, bla bla bla. Ok? La problematica che lega al fatto che ogni resistenza ha un valore nominale e una certa incertezza può essere valutata seguendo due strade. Strada A, strada B. La norma a questo punto dice che devo andare poi a calcolare l'incertezza composta, combined uncertainty, UC, andiamo a mettere qua, che è una radice quadrata della somma di U con A quadro più UB1 quadro più UB n quadro. Allora, in questa semplice formula abbiamo numerose informazioni su cui soffermarci. Ho messo una sola incertezza di tipo A, ho messo varie incertezze di tipo B. Come mai? Allora, con l'approccio di tipo A, io più che fare prendere l'oggetto che devo misurare e di cui voglio valutare l'incertezza, più che fare n misure ripetute non posso fare. Quindi di contributi di tipo A
ne posso avere uno solo, ok? Approccio di tipo B. Posso avere varie sorgenti di incertezza che caratterizzo con questa strada. Vi faccio un esempio. Voglio misurare la tensione a quella presa. Allora che faccio? Prendo un voltmetro, attacco il voltmetro a quella presa e faccio una serie di misure. Allora sicuramente posso calcolare un contributo di tipo A. Prendo le misure e faccio i calcoletti. Poi, un primo contributo di tipo B sicuramente è legato alle caratteristiche dello strumento. Vedremo in che modo i costruttori forniscono le informazioni relative all'imprecisione del mio strumento. Ok? Quindi c'è un contributo, il modo con cui per i volumetri vengono date queste informazioni è, si usa il termine di accuracy. Ok? Quindi qua abbiamo misure ripetute, poi sicuramente un problema di accuracy. Poi nelle specifiche il costruttore mi dice: questa accuracy io te la garantisco se fai le misure tra 5 e 25 gradi. E se io sto facendo le misure a 40 gradi, il costruttore mi dà anche un ulteriore contributo di incertezza da aggiungere nel caso di una temperatura che va al di fuori di quella prevista. Ed ecco che compare un secondo contributo. Poi immaginiamo che io so che sto vicino a un ripetitore della televisione, radio, per cui mi creo il problema di qua forse ci può essere un effetto delle radiazioni elettromagnetiche ambientali sul funzionamento del mio strumento, perché mi è capitato di fare, sulla base della mia esperienza, di capire che questa cosa mi porta un altro contributo di incertezza UB3 e così via. Allora, cosa vi potrà capitare? Vi potrà capitare di fare stime seguendo solo un approccio di tipo A. Vi potrà capitare di fare stime seguendo solo un approccio di tipo B. Vi potrà capitare una situazione in cui avete contributi sia di tipo A sia di tipo B, uno o più. Ok? Quindi questa relazione è una relazione generale. Di sicuro non ne potete avere più di uno A. Quindi 0,1 contributi tipo A, 0n contributi di tipo B. Vi faccio un altro esempio, bilancia. Avete una bilancia, dovete fare una misura di una massa. Allora che potete fare? Potete pesare una volta la massa, quindi non avete un contributo di tipo A, perché il contributo di tipo A nasce solo se fate misure ripetute, questo poco ma sicuro, e calcolate con un approccio di tipo B tutte le possibili non idealità legate alla misura con una bilancia, le caratteristiche che ha dato il costruttore, il fatto che voi lo possiate aver messo il peso non al centro ma un po' sul bordo, il fatto che state facendo la misura a 40 gradi anziché a 15 gradi, il fatto che ci possa essere un disturbo elettromagnetico, tutta una serie di motivazioni per cui nascono una serie di contributi di tipo B. Ma posso fare viceversa solo misure ripetute? Posso sicuramente fare solo misure ripetute, però dovrei fare misure ripetute facendo variare tutte le possibili cause di incertezza, cioè dovrei fare misure ripetute, poggiando il peso in posti diversi, facendo le misure a temperature diverse, facendo variare in qualche modo i disturbi esterni. Detto in altri termini, ragazzi, mentre vi capiterà spesso di non fare misure ripetute, quindi di non avere contributi di tipo A, sarà rarissimo
il caso in cui decidete di fare solo misure ripetute, perché è troppo costoso, è molto più comodo fare riferimento alle specifiche che ci ha dato il costruttore. Il costruttore, secondo voi, le specifiche come le ha costruite? Facendo misure ripetute su tanta strumentazione, su tanti dispositivi, mettendoli in camera climatica, cioè le informazioni che vanno dietro la tabellina banale che il costruttore vi fornisce tengono dietro un mare di misure. È una conoscenza a priori che il costruttore mi sintetizza in una tabellina. Quindi io mi guarderò bene dal rimettermi a rifare io quello che il costruttore già ha fatto. Ok, però in generale la struttura è questa. A, B. C'è un'altra cosa insita nel modo con cui ho scritto questa formula. Sommo i contributi di incertezza come radice quadrata della somma dei quadrati. Non faccio UC uguale U con A più U con B 1 più BN. Se andate a beccare i vecchi testi di misure, non si parlava di incertezza ma si parlava di errori, e vedevate che gli errori complessivi erano sommatoria dei singoli contributi di errore. Cosa cambia tra la somma e la radice quadrata della somma dei quadrati? C'è una differenza numerica, nel senso escono numeri diversi. Una cosa è fare 10 più 1, 11, una cosa è fare radice quadrata di 100 più 1. Ma al di là del numero diverso che ottengo, c'è proprio una differenza concettuale. Allora, partiamo dai numeri e poi cerchiamo di capire cosa c'è sotto. Se io prima dicevo che 10 più 1 faceva 11, vuol dire che se avevo contributi 1 il 10% più piccolo, avevo una variazione del 10% sul risultato. Se io invece faccio radice quadrata di 10 al quadrato più 1 al quadrato, signori, ottengo ancora 10 circa. Cioè, ci possiamo fare i conti, radice quadrata di 101, ma viene 10, spiccioli. Sto dicendo che l'approccio radice quadrata e la somma dei quadrati è un approccio più ottimistico. Cioè ottengo che le incertezze tra di loro si sommano, ma non si sommano, si sommano in maniera più light, più leggera. Cosa c'è sotto? C'è un approccio probabilistico. Prima il mio era un approccio caso peggiore, un approccio legge di Murphy. Se io ho un errore 10 e un errore 1, le cose negative si vanno a sommare. Ok? Non è che si possono per caso compensare. L'approccio radice quadrata e la somma dei quadrati è un approccio un po' più realistico. Dico, vabbè, ho questo fenomeno di incertezza che vale 10, ho quest'altro che vale 1, ma mica mi capiterà che necessariamente il 10 si deve andare a sommare con l'1. Potrei avere che il 10 non è proprio 10 ma è un po' di meno, l'1 è un po' di meno, quindi in qualche modo c'è una composizione di tipo probabilistico. Se vi andate a leggere i libri di statistica e vedete in che modo si sommano le deviazioni standard di distribuzioni, scoprite che le deviazioni standard di distribuzioni si sommano come radice quadrata della somma dei quadrati. D'altra parte, U con A è una sigma, perché è alla fine una deviazione standard della media. La U con B è una sigma, quindi è normale che quando il normatore si è messo a dirvi come andarle a combinare, ha usato il modo con cui si combinano le distribuzioni di probabilità. Nella pratica applicativa, che vuol dire?
qua stiamo parlando di stima dell'incertezza di misura. Stiamo dicendo che se ho un fenomeno che mi dà origine a un'incertezza 10 volte più piccola di un'altra incertezza, questo fenomeno è un fenomeno di cui posso disinteressarmi. Allora, pensiamo che adesso noi siamo ingegneri, non siamo dei matematici che devono fare dei conti, no? Allora, a me è ovvio che non costa niente mettere su una macchinetta 10 al quadrato più 1 al quadrato e fare la radice quadrata di questo numero. Che vuol dire che lo posso trascurare? Non vuol dire semplicemente che faccio prima a fare i conti. Vuol dire che, se questo è l'effetto di temperatura, vuol dire che la misura la posso fare fregandomene della temperatura in cui l'effetto. Cioè, quando ci sono fenomeni che mi danno origine a un contributo di incertezza trascurabile, vuol dire che quell'aspetto può essere trascurato nel mio processo di misura. Non è una cosa banale, sono costi. Se posso dire che la temperatura non mi interessa, vuol dire che me ne frego del condizionamento ambientale, del posto di cui sto facendo la misura. Se posso dire che i problemi di interferenza elettromagnetica non sono rilevanti, è importante, perché a questo punto mi disinteresso di questi aspetti. Allora si dice, mentre un tempo si diceva che posso trascurare componenti di incertezza 10 volte più piccoli rispetto ad altri, adesso si può dire che contributi di incertezza 3-4 volte più piccoli possono essere trascurati. È un cambio abbastanza forte operativamente. Vuol dire che mentre prima, se avevo un fenomeno che dava origine a un contributo di incertezza 5-6 volte più piccolo di un altro, lo dovevo in qualche modo misurare e valutare, adesso io lo posso trascurare. Vi ripeto, è un problema non di semplificazione di conti, perché i conti le fanno le macchinette e non ci creano problemi, è un vantaggio di semplificazione dell'intero procedimento di misura, un procedimento di misura che può essere alleggerito da alcune problematiche. Allora, incertezza composta, dice la norma, la ISO Guide, che con la U con C, per me il processo di stima dell'incertezza potrebbe ritenersi chiuso. Quindi, secondo la norma, il risultato di misura può essere X medio e U con C. Ok? Quindi, valore medio sarebbe la mia stima del misurando e U con C. Quindi, che abbiamo detto? Una cosa di questo tipo. E qua unità di misura. Vi ricordate, abbiamo detto che per noi l'incertezza o questo intervallo di valori ci andava a identificare un intervallo entro cui cadeva il misurando con un certo livello di confidenza. Bene, X medio più o meno U con C, che probabilità c'ho che il misurando cada qua dentro? Questa è, abbiamo detto che è una sigma, no? Però è una sigma che viene fuori da misure ripetute, da distribuzioni varie. Che probabilità c'ho che, se io vi chiedessi, vediamo un poco se io vi dicessi, ho una curva gaussiana, che probabilità c'ho che il mio valore cada tra mu meno sigma e mu più sigma? La probabilità che x appartenga a questo intervallo? In una gaussiana è noto. 68 e 5%.
la probabilità che appartenga a un intervallo mu meno 2 sigma mu più 2 sigma, quant'è? 95 e 5, sono numeri che già vi sono usciti fuori o no? Non mi fate la faccia così, poi fate le registrazioni, se non potete fingere che queste certe cose non... Se qua metto più o meno 3 sigma, che viene fuori? Avete capito che non potete barare. 99,7. Allora, questo se è una gaussiana. Ora, questa U con C è la sigma di cosa? Allora, ci viene in aiuto un teorema di statistica che si chiama teorema del limite centrale, che dice che se io metto insieme distribuzioni di probabilità diverse, il risultato esce una gaussiana. Allora, se ci fosse qua un esperto in statistica, diciamo, avrebbe parecchio da criticare in questa mia semplificazione di questo teorema, nel senso che non è che è vero sotto qualunque ipotesi. Però vi faccio un esempio che vi convince che è abbastanza vero. Se voi avete un dado, qual è la distribuzione dei valori, dei risultati che escono al lancio di un dado? È una rettangolare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, equi probabili. Ci siete? Se io lancio due dadi, la somma di questi due dadi, che distribuzione ha? È 2, 12 meno probabili, 3, 11 e il 7 è la più alta. Quindi avete preso due rettangolari, li avete messi insieme e non avete proprio ottenuto una gaussiana, ma poco ci manca. Quindi, diciamo, questo famoso teorema del limite centrale è credibile, ci fidiamo. Allora vuol dire che, poiché io con U con C ho messo insieme i vari sigma, questa è sicuramente misure ripetute, è sicuramente una gaussiana. Gaussiana, una student se ho meno misure, ma insomma, diciamo una gaussiana. Questa può essere qualunque cosa, rettangolo, non rettangolo, gaussiana, quello che è, l'insieme di queste è una gaussiana. Allora, solo per dire che quando dirò x medio più o meno U con C, non è proprio da prendere in maniera deterministica, però se dico che la probabilità che la mia misura cada tra x medio più o meno U con C, dico che la probabilità è del 68,5%, non sbaglio di molto. Secondo voi, quando fate delle misure, potete accettare un risultato che è giusto il 68% dei casi e che l'altro 32% dei casi è sbagliato? Insomma, se uno vi chiede di fare una misura, un vostro futuro capo, vi misuri quanto vale questa, voi gli date il risultato e gli dite, però è sbagliato il 32% dei casi, lui, diciamo, qualche problema ve lo pone. Allora, è il motivo per cui la norma ISO dice: introduciamo un'ulteriore incertezza, si chiama incertezza estesa U grande, estesa, la traduzione italiana è bruttina, in inglese expanded uncertainty, espansa. Dà un po' più l'idea, però se la traducevano espansa in italiano, espansa. Expanded uncertainty, che è pari a KU con C. K prende il nome di fattore di copertura, coverage factor. Ogni tanto metto dentro qualche termine inglese, non perché voglio farvi vedere che sono bravo con la lingua inglese, ma perché vi invito fortemente, quando avrete a che fare con strumentazione, preferire manuali e specifiche in inglese rispetto a manuali e specifiche in italiano.
perché purtroppo viviamo in una realtà in cui in Italia, pur avendo una tradizione, noi avevamo una tradizione di costruttori di strumentazione veramente molto forte, di fatto la molta strumentazione si basa su principi elettromagnetici e da noi Galileo Ferraris è stato tra i padri dell'elettromagnetismo. Oggi da noi strumenti non li fa nessuno, noi vendiamo strumenti che vengono fatti in America, in Giappone, in Germania. Che succede? Che da noi chi è che traduce sti manuali specifiche? Dei venditori, quindi persone che di strumentazione non ne sanno nulla. Allora, anche in questo campo vi consiglio di preferire la lingua originale in cui sono prodotte le informazioni piuttosto che la traduzione, perché in molti casi questa traduzione, tra l'altro per una serie anche di problemi legati a alcuni termini che non so se Vigo vi ha sottolineato, come il termine precisione, che in italiano vuol dire una cosa, il precision in inglese vuol dire tutta un'altra cosa. Per cui se c'è una specifica di uno strumento in cui viene indicato il termine precision, il commerciale di turno tradurrà 9 volte su 10 precisione e voi non capite niente. Ok? Allora, coverage factor, expanded uncertainty, incertezza e spesa, fattori copertura, questo K gli diamo un valore 2, un valore 3, ed ecco che aumenta il livello di confidenza della nostra dichiarazione di misura. Quindi se io dico x medio più o meno u grande con k uguale 2, allora con che livello di confidenza il misurando cade in questo intervallo? Con un livello di confidenza del 95,5%. Se calcolo u grande con k uguale 3, il livello di confidenza è del 99,7%. Allora qua iniziamo a ragionare, qua abbiamo un 5% scarso di situazioni che vanno all'esterno della mia informazione, qua abbiamo il 3 per 1000. Vi faccio notare che se io dico, do il risultato di misura come x medio e u con c, sono chiaro. Se do il risultato di misura come x medio e u grande, devo anche fornire k, perché se no voi non capite questo grande di quanto lo espansa. Vi dico di più, la norma, la ISO guide, dice tutto sommato che vi potreste fermare qua. Perché? Piccola parentesi. In questo corso potrà capitarvi, quando andrete in laboratorio, di vedere il risultato di misura come il punto finale del vostro esercizio. Se facciamo un esercizio alla lavagna, il risultato finale è la misura con la sua incertezza, se fate un'esperienza in laboratorio, il risultato finale è una misura con la sua incertezza, e quindi tutto sommato pensate ad un approccio in cui vi serve espandere l'incertezza. Nella pratica applicativa, quasi sempre, l'operazione di misura che voi fate è per voi un punto di arrivo, ma è il punto di partenza per qualcosa che farà qualcun altro dopo. Vi faccio un esempio. Io faccio una misura con un autovelox e quello è il punto di partenza per chi deve poi fare una sanzione su questa misura con la sua incertezza di misura. Io devo misurare l'inquinamento ambientale, io che devo gestire la situazione nel decidere se bloccare il traffico, fare le targhe alterne e quant'altro, uso questo risultato di misura per dei successivi ragionamenti. Allora, chi è che deve decidere di quanto vuol espandere l'incertezza di misura? Chi la usa?
non chi fa la misura. Perché ci potrà essere chi ne ha, chi, se io devo fare una multa e io probabilmente devo espanderla a un livello di confidenza del 99,7%, perché poi se no tu mi fai ricorso. Se io viceversa devo usare questa misura solo per sapere più o meno orientativamente a che velocità andavo, allora mi può bastare anche il 68,5%. Allora, in linea di massima l'approccio corretto è tirar fuori il risultato della mia misura come risultato e incertezza composta, in maniera tale che chi la andrà a utilizzare dopo deciderà che livello di confidenza gli serve. E quindi è chi la usa che l'espande. Ok? Tant'è vero che appunto la norma proprio chiude il processo di misura UConC, poi dice: nel caso vogliate un intervallo entro cui il misurando cada con un maggiore livello di confidenza, ecco che potete introdurre l'incertezza estesa. È un passo successivo, non necessario, però indispensabile per talune applicazioni. Ripeto, in qualche caso io devo per forza aumentare il livello di confidenza. Cinque minuti di intervallo?